raggiunto l'accordo tra CGIL e CISL e UIL sul modello contrattuale. Lavoro, rinnovati in Lombardia gli accordi su cassa in deroga e anticipazione sociale per il 2016. Il mio welfare, un vademecum online per operatori e delegati CISL. Accordo con PricewaterhouseCoopers sullo smart working. Sperimentazione per un anno di modalità di lavoro alternative. In una pubblicazione della CISL di Bergamo, informazioni e approfondimenti per i delegati sul Jobs Act. Dalla definizione del meccanismo per stabilire gli aumenti contrattuali all'esigibilità universale dei minimi salariali in alternativa al salario minimo, alla partecipazione dei lavoratori nei consigli di sorveglianza. Questi sono solo alcuni dei punti dell'accordo raggiunto da CGIL e CISL e UIL per la riforma dei modelli contrattuali. Siamo in una fase in cui il Paese discute molto di reddito di cittadinanza, degli 80 euro, sovvenzioni alla povertà, tutte cose importanti, ma che rischiano di portare il dibattito su un terreno che non è il nostro. Dobbiamo riportare nella discussione la questione non solo salariale, ma anche delle relazioni sindacali e quindi del valore intrinseco della contrattazione. Con questo documento, con la decisione di CGIL e CISL e UIL di porre al confronto le nostre idee su come riformare il sistema contrattuale nel nostro Paese, ritorniamo a discutere di questioni che riguardano non solo il lavoro, ma la vita stessa dei lavoratori per i prossimi anni. Molti gli elementi innovativi per i lavoratori. Intanto sulle politiche salariali si definisce un percorso che struttura in modo più preciso il ruolo della contrattazione decentrata. La produttività, il risultato della produttività, sia essa aziendale, territoriale, di filiera o di distretto industriale, è discussa lì e lì si fanno gli accordi che riguardano eventuali pezzi di salario in più. Oltre a questo, il contratto nazionale, che rimane comunque centrale in una realtà nazionale come la nostra, dove è caratterizzata da migliaia di piccole e di micro aziende, è chiaro che la centralità del contratto nazionale è comunque rimane importante. Rimane importante anche perché nella nostra idea dovrà definire quali sono le materie che già noi individuiamo nel documento che devono essere di competenza e di pertinenza della contrattazione decentrata. Mi riferisco all'organizzazione del lavoro, alla professionalità, alle politiche di conciliazione, alle questioni che riguardano anche le politiche attive e passive del mercato del lavoro, come ad esempio i contratti di solidarietà espansivi, come ad esempio un'organizzazione del lavoro o gli orari di lavoro che possono essere gestiti in modo differenziato in funzione delle caratteristiche dell'impresa e degli obiettivi di produttività che queste si danno. Banco di prova interessante sarà la reazione di Confindustria alla proposta dei sindacati e il rinnovo contrattuale per i metalmeccanici. Penso che oggi ci siano le condizioni per poter aprire una discussione vera con Confindustria. Sappiamo che dentro Confindustria ci sono anche ragionamenti che sono anche in contrapposizione a quanto noi proponiamo. Federmeccanica, ad esempio, non è che non dispensi critiche alle nostre proposte, però è altrettanto vero che noi partiamo da uno schema, da una proposta complessiva che comunque è utile per capire fino a che punto si riesce a trovare un accordo, che poi è anche molto legato alla questione della rappresentanza e della rappresentatività. Qui parliamo anche di relazioni sindacali e di come rendiamo esigibili gli accordi, soprattutto quelli decentrati e aziendali in particolare, perché questo ci permette anche di sviluppare un'idea nuova di democrazia e di ruolo dell'RSU e dei delegati nei posti di lavoro. Firmati in Regione Lombardia gli accordi per il rinnovo della cassa integrazione in deroga e dell'anticipazione sociale e cassa integrati per il 2016.
Due accordi importanti fatti rapidamente perché ce n'era ancora bisogno. Il primo accordo prevede di rinnovare per l'ultimo anno la cassa in deroga, ci saranno 3 mesi a disposizione delle imprese che ancora hanno crisi, e l'ultimo anno perché da luglio di quest'anno parte appunto la riforma definitiva degli ammortizzatori del Jobs Act, che per fortuna permette alle piccole imprese di avere uno strumento stabile. Quindi superiamo senza nostalgia, anche se è stato uno strumento molto importante, la cassa in deroga, ha permesso in questi anni di recessione di dare risposte concrete senza le quali avremmo avuto molte imprese e molti lavoratori persi per strada, ma dobbiamo guardare avanti, dobbiamo guardare al fatto che adesso la crisi va messa alle nostre spalle, sul lavoro bisogna investire di più in termini di qualità, in termini di lavoro qualificato e in termini soprattutto di dare certezze a chi si ricolloca da un posto all'altro. E quindi noi su questo vogliamo lavorare in maniera molto forte. L'altra intesa permette di rinnovare l'anticipazione sociale a quei cassintegrati che devono attendere per troppo tempo i pagamenti dell'indennità da parte dell'INPS. È un'intesa importante perché nel 2015 ha permesso a più di 700 persone di avere delle risposte in Lombardia, e queste persone anche per il 2016 avranno copertura, e l'abbiamo anche estesa su nostra richiesta a tutti i nuovi strumenti di ammortizzatori che partiranno. È importante, secondo la CISL Lombarda, gettarsi la crisi di questi anni alle spalle, guardare al futuro con ottimismo. I dati sembrano confermarlo. A livello regionale il numero degli occupati dipendente è di oltre 3.300, lo stesso livello pre-crisi. Altra nota positiva, i disoccupati in Lombardia sono 307.000, ben 100.000 in meno rispetto all'anno scorso. Tuttavia, nel mercato del lavoro lombardo rimangono alcune zone d'ombra. Si registrano infatti 90.000 occupati in meno in modo ormai costante tra gli occupati indipendenti, e il tasso di disoccupazione rimane quasi doppio rispetto al pre-crisi, e la creazione di posti di lavoro conta su un numero rilevante di contratti a part-time involontario, circa il 40% del totale delle assunzioni, ad orari settimanali ridotti che non consentono redditi alti adatti al sostentamento dei consumi familiari. In un contesto in cui i sistemi di welfare sono fortemente sollecitati a rivedere i propri confini di protezione, la famiglia e i suoi componenti sono da tutelare e sostenere. Occorre quindi rispondere al meglio ai bisogni che essa esprime. Questo è l'obiettivo de Il Mio Welfare, il portale realizzato dai dipartimenti welfare della CISL e FNP Lombardia, uno strumento di aiuto concreto ai delegati e attivisti CISL di tutte le categorie dei lavoratori attivi e dei pensionati. Un compendio di informazioni di primo livello con rimandi ed approfondimenti rispetto ai temi sociali, sociosanitari e sanitari, mirati alle esigenze delle famiglie e ai suoi componenti nelle diverse fasi della vita, che da oggi è accessibile attraverso i siti internet delle due organizzazioni sindacali in un'area riservata ai delegati e attivisti CISL. Grazie alle informazioni raccolte nel Vademecum Il Mio Welfare, i delegati e agenti sociali CISL possono orientare lavoratori e pensionati ad un accesso più specifico ai servizi CISL, segretariato sociale, INAS, CAF, affinché ottengano risposte efficaci ai loro bisogni. Nel Vademecum sono pubblicati anche materiali e link utili. Lo smart working diventa realtà per tutti i dipendenti italiani di PricewaterhouseCoopers, il network internazionale leader nei servizi professionali alle imprese, presente in 157 paesi nel mondo con 208.000 collaboratori e in 22 città d'Italia con 4.000 addetti. L'intesa, siglata dalla direzione societaria e dalla Fisascat CISL, introduce in forma sperimentale per un anno, dal 1 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016, modalità alternative di svolgimento della prestazione lavorativa, anche al di fuori dei locali aziendali. I termini dell'accordo erano già stati collaudati per il personale della sola sede di Milano in occasione di Expo 2015. Considerato risultato positivo, le parti firmatarie hanno esteso la sperimentazione a tutte le realtà del gruppo. Questo strumento fa parte di una strategia più complessiva che la CISL di Bergamo vuole mettere in campo su un maggiore presidio sul mercato del lavoro. Un volume cartaceo e una serie di pagine internet sul tema del Jobs Act, dedicate e riservate ai delegati delle categorie per poter intervenire al fianco di lavoratori che ne avranno bisogno. La CISL Bergamo mette in campo nuovi strumenti tecnici sulla riforma del lavoro promossa ed attuata dal governo Renzi.
Il volume Jobs Act, tutto quello che c'è da sapere sulla nuova legge del lavoro, è stato presentato in giorni scorsi dal segretario generale Ferdinando Piccinini e da Giacomo Meloni, segretario responsabile dell'iniziativa. Nel prossimo futuro sarà reso disponibile anche per gli studenti e per chi si approccia al mercato del lavoro. Così come a tutti quelli che si vogliono avvicinare o riavvicinare al mondo del lavoro, sarà dedicato lo sportello lavoro che la CISL di Bergamo attiverà entro la prossima primavera. Per non lasciare solo nessuno. Sarà punto di riferimento per assistenza e accompagnamento verso la ricerca di nuova occupazione. Noi riteniamo che spostare le tutele sul mercato del lavoro sia un'azione che il sindacato deve mettere in campo per il futuro per essere in grado di davvero di rappresentare le persone che ha più bisogno. L'occasione è stata propizia anche per rendere noti gli ultimi dati sull'occupazione in provincia, proprio alla luce di un anno vissuto all'insegna della riforma del lavoro. Il dato che volevo far rilevare è legato al fatto che sicuramente grazie ad una graduale ripresa economica nel 2015, ma noi crediamo anche per effetto della nuova normativa sul lavoro, assistiamo dopo anni di grosse difficoltà, di crisi, di perdita di posti di lavoro, ad una graduale inversione di tendenza. Anche a Bergamo stiamo registrando una graduale ripresa degli avviamenti che per la prima volta da alcuni anni superano e di gran lunga le cessazioni.